Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con la rubrica Il Consiglio regionale della Toscana. Siamo qua a Firenze, a Palazzo del Pegaso, per seguire la seduta del Consiglio odierna, ma noi andiamo a vedere subito quali sono i temi all'ordine del giorno nel nostro sommario. Il Consiglio regionale si è approvata la prima variazione di bilancio del 2024 di Regione Toscana. Il grosso delle risorse è stato destinato alla sanità, secondo la maggioranza, andare a coprire dei servizi essenziali per le famiglie e la popolazione. Critiche le opposizioni che invece lamentano la scarsa efficienza della sanità in Toscana. Ma noi andiamo ad ascoltare dai gruppi politici nelle loro interviste quali sono le posizioni e quali sono gli atti precisi che sono stati approvati in questa seduta. Ma sono molto contento anche dell'andamento del dibattito che rivela apprezzamenti e consapevolezza che con questa variazione bilancio chiudiamo definitivamente quello che è il bilancio 2023 sulla sanità. Siamo riusciti in questo bilancio a contenere quello che erano le spinte per una riduzione di servizi e per tagli e invece ecco che proprio andando a trarre le somme, e voi sapete che il bilancio della sanità deve essere chiuso per il 30 aprile come ogni anno, noi riusciamo a far quadrare i conti e a dare alla sanità toscana invariata capacità di servizi, anzi espansione in tutta una serie anche di interventi che riducono le liste d'attesa, che potenziano i pronti soccorsi e contemporaneamente a far quadrare quello che è l'equilibrio economico-finanziario della regione. All'ultimo momento ho avuto la possibilità anche di disporre di poco meno di 5 milioni di euro per far fronte ad alcune esigenze e quindi ripercorreremo quest'anno la strada di un contributo, si tratta di 500.000, 500 mila euro per le donne che sia per tumore o per altre cure molto difficili hanno la necessità della parrucca perché la loro calvizia per le cure che intraprendono non debba essere così evidente. In secondo luogo 2 milioni e mezzo per le indennità premiali per i pronti soccorsi che servono per motivare i medici a stare nei pronti soccorsi magari negli ospedali diciamo di aree più esterne della Toscana diffusa e poi quasi 800.000 euro per coprire tutte le domande delle famiglie che si trovano ad avere situazioni di disabilità e che avevano presentato la domanda che non eravamo riusciti ad evadere nel contesto del 2023. La situazione economica di questa giunta e dei suoi bilanci è drammatica, soprattutto sul versante della sanità. E questa variazione sulla quale c'erano molte aspettative per superare delle difficoltà strutturali appunto della sanità, ma non solo, ha deluso. Ma la cosa più grave è che siamo arrivati di nuovo all'ultimo momento a presentare emendamenti anche molto importanti, come la copertura di tutto il 2023 per le famiglie con minori con disabilità, con un emendamento appunto presentato in aula nel momento stesso dal presidente Giani. Mentre invece si sono andate poi di nuovo a coprire tante altre voci di bilancio di cui probabilmente si può fare a meno che possono essere finanziate negli anni successivi, come ad esempio il campo da golf del Casentino piuttosto che altre iniziative che appaiono essere molto più spot. Non abbiamo votato, pur votando favorevolmente a quegli emendamenti che secondo noi sono il minimo indispensabile, ma ancora non si ha la stabilizzazione finanziaria di misure come vita indipendente, le misure per i minori disabili e per le loro famiglie e altre misure, altre strutture che aspettano da molti anni di essere finanziate, ma probabilmente hanno il torto di vivere di essere stanziate in aree che probabilmente dal punto di vista elettorale in questo momento fanno meno gola, perché questa giunta, quello che finora ci ha sempre mostrato è questo estremo opportunismo dal punto di vista. La Lega vota contro questa prima variazione di bilancio che era stata inizialmente presentata come un mero accertamento dei conti e che invece ha visto ancora una volta arrivare in aula, al di là delle dichiarazioni in commissione di Giani, una serie di emendamenti. Al di là del merito, occorre individuare sicuramente una mancanza di programmazione e
a volte una difficoltà di interlocuzione corretta e con l'opposizione. Faccio notare per esempio che ci sono 8 milioni per la cultura, dei quali avevo chiesto scheda analitica ormai da 2 sedute di commissione fa e che ancora praticamente non mi è arrivata. C'è uno storno per quanto riguarda i costi della sanità. Sappiamo che sono state aumentate le tasse dei toscani addizionali IRPEF per circa 200 milioni e 10 milioni erano stati destinati all'alluvione, 190 milioni invece erano stati destinati appunto per coprire i buchi della sanità. Di questi 190 milioni abbiamo visto che c'è stato un accertamento di 168 milioni, quindi 22 milioni che si potranno spendere in modo differente. Di certo siamo in attesa del provvedimento della Corte Costituzionale per quanto riguarda i payback, una data capestro, quella del 22 maggio, ma per far sì che vi possa essere una gestione oculata della spesa ci vuole programmazione e ci vuole anche una visione nuova di modello sanitario, perché noi siamo per una sanità pubblica ma siamo anche per una sanità efficiente e funzionale. È stato detto in commissione che con un lavoro, con un approccio rigorista in materia di gestione della spesa sanitaria si potranno risparmiare all'anno circa 5 milioni. Ora io mi chiedo perché questo lavoro non sia stato fatto precedentemente. Siamo già al quarto anno di consigliatura, 5 per 4 fa 20, 20 milioni che potevano essere sicuramente destinati per altre esigenze dei toscani. Di certo anche lo Stato può fare di più. Però noi siamo qui nel Consiglio regionale e dobbiamo vedere che cosa si fa concretamente, proprio al netto delle cifre. Noi vogliamo una Toscana bene amministrata e questa, lasciatemi dire, non è proprio la strada. Una variazione bilancio positiva, le modifiche apportate e richieste dal Governatore sono tutte più che ragionevoli, a partire da quella riguarda i nostri forestali, a partire da quella riguarda l'aiuto ai comuni, a partire da quello che riguarda invece, e le consideriamo due vittorie, i fondi per evadere le richieste di supporto delle famiglie che hanno figli disabili, soprattutto affetti da autismo, e il fatto che ABA venga per sua direttiva ancora riconosciuta là dove fino ad oggi questo tipo di servizio veniva offerto alle famiglie che ne facevano richiesta. Trovo che sia stato uno sforzo importante da parte del Consiglio regionale, ma soprattutto da parte della Giunta e del Governatore, che si sono resi conto di quanto fossero necessarie queste risorse che noi non potevamo che sostenere. Ma è una variazione di bilancio che in realtà ripropone un tema ormai sollevato da tempo dalle opposizioni, una totale assenza di programmazione, uno sforzo finanziario come quello che è stato richiesto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF che doveva servire a ricucire quello che era stato lo squilibrio del bilancio della sanità. In realtà oggi assistiamo nuovamente ad un bilancio che ci viene portato in aula in fretta e furia con degli emendamenti che ci sono stati illustrati stamattina e che di fatto però nulla sposta rispetto al tema centrale che è quello della programmazione e della razionalizzazione della spesa sanitaria. Sono stati ancora una volta fatti degli interventi estemporanei, non c'è un filo conduttore sulla programmazione, si illustra una sorta di razionalizzazione della spesa sanitaria ma senza saperne esattamente il contenuto. In poche parole, quello sforzo che era stato chiesto appunto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF oggi non riusciamo francamente a comprendere che tipo di contributo potrà dare alla ristrutturazione del bilancio della sanità. Il Consiglio regionale ritorna a parlare di edilizia residenziale pubblica e lo fa con alcune richieste avanzate dai gruppi di opposizione che chiedono delle informazioni e delle efficienze soprattutto per quanto riguarda la ristrutturazione del patrimonio edilizio attuale. Il gruppo di maggioranza invece respinge queste richieste delle opposizioni e parla di problemi dell'edilizia residenziale pubblica lamentando la scarsità di risorse che arrivano dal governo centrale. Ma noi andiamo ad ascoltare nelle interviste dei gruppi politici, dei consiglieri, quali sono le posizioni delle varie forze politiche. Noi abbiamo fatto in commissione, prima che in consiglio, una discussione importante durata
molto tempo, abbiamo audito le parti sociali, abbiamo audito gli uffici, abbiamo analizzato i dati, insomma mi pare che su questo sia chiaro un elemento, e cioè che le politiche abitative richiedono più risorse, mentre noi siamo di fronte a un governo che ha tolto le risorse per il fondo affitti, per la morosità incolpevole e che viene a fare lezioni su quelle che sono le necessità del sistema e che non sta mettendo soldi per fare nuove case popolari. Il tema ERP trova una risposta se si riescono a trovare risorse per aumentare questo patrimonio. Vendere il patrimonio, a casa mia, vendere non vuol dire aumentare il patrimonio, ma vuol dire ridurlo, tant'è che noi, i dati che ci hanno portato è che per comprare una casa nuova ci vogliono 3 vendite. Questo è il rapporto che c'è tra le vendite, i prezzi ERP che sono agevolati e l'acquisto di nuovi alloggi, quindi vuol dire impoverire il patrimonio ERP. E comunque sia, al di là delle volontà di tutti, sono tutte insomma, quelle proposte che sono venute dall'opposizione, sono proposte di bandiera, perché se guardiamo il piano degli ultimi 5 anni, negli ultimi 5 anni in Toscana erano messi nel piano vendita 4.500 alloggi, quasi 10% del patrimonio complessivo di alloggi ERP, erano vendibili 1.400 alloggi, ne sono stati venduti 178 in 5 anni. Perché le persone che vanno nelle case popolari sono persone che non hanno disponibilità economica e quindi hanno scelto di non comprare. In Toscana ci sono 4.800 alloggi popolari vuoti perché non abbiamo i soldi per poterli ristrutturare e quindi darli a chi sta in graduatoria da anni. Noi chiediamo di fare un grande piano di riscatti riservato soltanto a coloro che stanno negli alloggi popolari in maniera continuativa da almeno 18 anni, con i soldi che si recuperano dal far riscattare l'alloggio popolare da chi già ci sta dentro, possiamo ristrutturare tutti i 4.800 alloggi popolari vuoti e consegnarli a chi sta in graduatoria e costruire di nuovi. È una proposta di buonsenso, ahimè la sinistra ha votato contro, noi la ripresenteremo nei prossimi anni. Il giudizio è nettamente negativo perché si tratta della solita manovra identitaria, una foglia di fico rispetto a una soluzione di un problema molto esteso. Ricordo che, come dice il rapporto IRPET di marzo di quest'anno, nel 2022 i nuclei familiari che usufruiscono di alloggi ERP sono 45.000, di fronte a un bisogno di 124.000 famiglie, di cui il 53.000 in povertà assoluta. Ora, pensare limitare il numero delle persone che accedono agli alloggi ERP perché hanno immobili nei loro paesi di origine è assolutamente assurdo. Primo, perché queste persone scappano dalla guerra, dalla fame, dalla siccità e molto probabilmente non hanno niente nei loro paesi di origine. Molto difficoltoso l'attuazione di un accordo internazionale per accedere ai catasti dei paesi stranieri, anche perché molto spesso in questi paesi o c'è la guerra o non ci sono i catasti, quindi una misura veramente inconsistente e superficiale. E poi vorrei ricordare che di fronte a una misura come il Fondo Sociale per l'Affitto che riesce a dare una risposta maggiore a un maggior numero di famiglie, il governo nel 2024 ha azzerato completamente il fondo. No, allora, per quello che riguarda la votazione che c'è stata adesso, siamo assolutamente d'accordo, allineati al Partito Democratico. Cercare di mantenere il più alto numero di appartamenti ERP, perché quello che interessa non è aumentarne il valore, diciamo, intrinseco, ma avere un numero sufficiente da poter, come dire, lenire il bisogno di abitazione, soprattutto tra le famiglie più fragili in questa regione. Noi siamo anche favorevoli alla vendita in alcuni casi, soprattutto là dove ci sono i condomini misti, perché sono di difficile gestione, nel senso che se noi abbiamo la minoranza dei millesimi dobbiamo sottostare chiaramente a quella che poi è la maggioranza quando si decidono lavori di intervento, cioè fare un tetto in un modo piuttosto che in un altro ha un costo, andare ad agire sulla struttura in un modo piuttosto che in un altro ha un costo, dobbiamo però sempre essere in condizione di dare abitazioni, questo anche per legge e per norma, che siano assolutamente conformi alle normative sulle abitazioni civili.
Termina qua il nostro appuntamento odierno con il Consiglio regionale della Toscana. Noi ci fermiamo e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.